Mi scuso di aver rubato qualche minuto in più, ma devo fare una dichiarazione solenne. Io sono stato sentito l'altro giorno per una giornata intera a Caltanissetta, ho dato il mio contributo ai magistrati che stanno riaprendo le indagini su quelle stragi. Io confido molto nella serietà e nell'onestà dei magistrati che in questo momento, sia a Palermo che a Caltanissetta e sia a Firenze, stanno rivedendo alcuni aspetti di quelle vicende. Paolo Borsellino era entrato in un gioco più grande di lui. Paolo Borsellino aveva sentito Mutolo. Mutolo gli aveva fatto il nome di due persone, in particolare, di Bruno Contrada e del giudice Signorino. Dopo che il giudice Signorino è stato interrogato a Caltanissetta per una giornata intera, siamo partiti insieme. Lui con la sua macchina, ovviamente, e noi con la nostra. Lui andava più veloce, è arrivato a Palermo prima di noi. Noi stavamo entrando a Palermo e ci hanno chiamato dicendoci che si era suicidato. E per suicidarsi vuol dire che per qualche motivo, poveretto, l'aveva. Poveretto perché di fronte alla morte, io ho assistito purtroppo alla sua di morte e poi ho assistito alla morte di un altro magistrato che è il procuratore di Cagliari, Luigi Lombardini, anche quello suicidatosi dopo che l'abbiamo interrogato con gli elementi, con le prove in mano, con i contatti telefonici, con i tabulati che Caselli gli contestò uno per uno. Questi due magistrati, colpevoli o innocenti che fossero, i morti non si processano più e vanno rispettati, hanno avuto il coraggio di uccidersi e di suicidarsi. I magistrati di Catanzaro, su cui stavamo indagando col dottore De Magistris, pur nostro malgrado, il coraggio di suicidarsi non l'hanno avuto e hanno fatto pure carriera. E il dottore De Magistris è stato cacciato e io sono stato cacciato e sono stato inquisito e perquisito solo per avere fatto delle indagini su dei magistrati collusi con la politica. Questa è la verità. Paolo Borsellino aveva degli appunti, aveva delle annotazioni. Paolo Borsellino era andato al Ministero dell'Interno, dove c'era il capo della polizia Parisi. Paolo Borsellino tentarono di fermarlo al Ministero dell'Interno, probabilmente non Parisi e probabilmente qualche altro che ricorda di non averlo incontrato. Paolo Borsellino non usava i computer a differenza di Falcone che provvederono a cancellare. Paolo Borsellino usava un'agenda rossa dell'arma dei carabinieri che gli aveva regalato Carmelo Canale puntualmente come ogni anno. Quell'agenda è sparita da quella borsa in pelle che avete visto. Quella borsa in pelle io l'ho esaminata, c'era intatto il costume di nylon blu, c'era il telefonino microtac, era incendiato perché era uscito dalla borsa, dentro la macchina era caduto durante l'attentato. Di quel telefonino è rimasto un reperto che un familiare ha ricevuto, ha consegnato il telefonino alla procura perché era proprietà dello Stato, non lo era la batteria, la seconda batteria che il magistrato si era comprato. Questa è la batteria dello StarTAC, del Motorola, che si è trovata intatta sul luogo della strage. La vedete ancora annerita, scusatemi, commuovo perché ho visto quelle scene terribili che non dimenticherò mai. Questa è la batteria del cellulare microtac di Paolo Borsellino, che porta ancora i segni di quell'incendio, di quell'esplosione, e che è resistita alla strage, che rappresenta oggi il riscatto degli italiani onesti. La batteria che è infiammabile è rimasta e l'agenda è sparita. In quell'agenda ci sta lo schifo di questa nazione su cui hanno costruito i destini d'Italia. Questo non può essere più consentito.